Presentata questa mattina al Parco della Scienza a Teramo il nuovo format della rassegna Remind, il festival ideale Winter Edition, curata dall'Associazione Federica e Serena nel ricordo delle due ragazze vittime del terremoto 2009. L'evento sarà suddiviso in tre serate che si svolgeranno a Casa Ruggeri, nel Parco Fluviale della città, nelle date del 7 gennaio, 4 febbraio e 3 marzo. Lo scopo è benefico, con parte del ricavato che sarà devoluto alla Casa Famiglia Madre Esther di Scerne di Pineto. Sono tre appuntamenti in cui noi fondamentalmente vogliamo fare quello che facciamo sempre, e cioè ricordare in primis le nostre due amiche, appunto Federica e Serena, passare dei momenti insieme, e poi ci avvarremo tra l'altro quest'anno della collaborazione di due realtà del nostro territorio, due validissime collaborazioni che saranno appunto Giorgia Di Sabatino in arte Cook de Look e Luca Di Visi del cocktail bar di Tappezzeria Club. Perché questo? Perché abbiamo deciso anche qui di fare comunque un'attività piuttosto strutturata, direi. Durante la serata infatti ci sarà un aperitivo a cura appunto di Cook de Look e Tappezzeria Club, e poi alle 19, e poi a partire dalle 20:30 invece ci sarà il live di tre artisti. Quest'anno abbiamo chiamato appunto per questo nuovo format tre artisti di fama nazionale che appartengono a tre generi musicali differenti. La quota partecipativa sarà di 25 euro, che comprenderà appunto il food, il drink e il live, e ovviamente parte del ricavato, come sempre, andrà destinato in beneficenza. Il nostro beneficiario era Casa Madre Esther di Scerne di Pineto, e quindi anche con questa attività insomma cercheremo di aiutare le attività di questa casa famiglia. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Teramo, che non ha voluto far mancare il proprio sostegno con la presenza del sindaco Gian Guido D'Alberto e dell'assessore a manifestazioni ed eventi Antonio Filipponi. Sono state tra l'altro particolarmente brave e bravi i ragazzi di Federica e Serena, perché comunque hanno anche questa volta presentato un'edizione invernale con una modifica anche del loro evento classico, quindi anche questa capacità di innovarsi e di innovare con un evento che è assolutamente interessante, con nomi assolutamente interessanti, con anche la possibilità di fare di inserire l'enogastronomia all'interno di queste manifestazioni in una location molto molto bella. Quindi veramente complimenti a loro.